Buon anno a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, il primo di questo 2021. Nella puntata analizzeremo soprattutto le ripercussioni e le strategie per arginare la crisi Covid in Toscana, partendo dai risparmi dell'Assemblea Toscana, circa 1,5 milioni di euro destinati alle categorie più colpite nella nostra regione. 1 milione di euro per sostenere le partite IVA che operano in modo continuativo in Toscana nel mondo dello spettacolo, 250.000 euro per le pro loco e 200.000 euro per i maestri di sci. Questo l'insieme delle somme stanziate dal Consiglio regionale, ricavato da risparmi di bilancio e destinato ad alcune delle categorie più colpite dall'emergenza Covid. È una proposta frutto di un lavoro comune, condiviso, fatto di ascolto, di confronto e di mediazione, ha spiegato il presidente Antonio Mazzeo in una conferenza stampa con i vicepresidenti Marco Casucci e Stefano Scaramelli e i consiglieri segretari Federica Fratoni e Diego Petrucci. Abbiamo deciso di mettere in campo 1 milione di euro per sostenere i lavoratori partite IVA del mondo della cultura. Lo facciamo ponendo grande attenzione al tema dell'identità della Toscana. Chiediamo a ciascuno di loro di presentarci anche dei progetti perché vogliamo valorizzare la nostra identità. Noi faremo due linee di intervento, una linea con un ristoro fino a 500 euro come per coloro i quali non presenteranno progetti e fino a 2.000 euro per tutti coloro i quali presenteranno dei progetti. Poi metteremo risorse a sostegno dei 300 maestri di sci che operano sul nostro territorio. Hanno dovuto fermare le loro attività in questo momento e daremo un ristoro anche a loro ed infine alle associazioni pro loco. Sono in grande difficoltà, specialmente nei piccoli borghi il turismo si è fermato, anche nelle grandi città, e noi vogliamo essere vicini a loro. Insomma, un grazie davvero a tutti i colleghi dell'ufficio di presidenza perché siamo riusciti a mettere in campo proposte che sono vicine alle persone che sono più in difficoltà. Io ho sempre detto che il nuovo Consiglio regionale deve essere il luogo per dare più voce a chi voce non ne ha e con questa scelta che abbiamo messo in campo andiamo esattamente in questa direzione. Fin dalla nomina del presidente Mazzeo ci eravamo ritrovati intorno a un'esigenza, quella che si riuscisse a risparmiare, i risparmi della politica di cui spesso si sente parlare, ma che non sempre si riesce a cogliere come risultato, risparmiare per destinare quelle somme a categorie particolarmente colpite. Insieme con il segretario Diego Petrucci mi permisi di inviare poco dopo la nomina di nuovo una mail al presidente Mazzeo che ricordo bene quello che era l'impegno comune. Abbiamo sempre trovato una disponibilità di tutti a operare in questo senso perché c'è veramente bisogno di andare incontro a categorie particolarmente penalizzate da questa emergenza sociale e economica conseguente all'epidemia. Sì, una risposta importante che parte dal bisogno principale di alcune categorie. Se pensiamo ai maestri di sci che in questo dicembre avrebbero potuto lavorare con la neve nella montagna toscana, una piccola attenzione verso ragazze e ragazzi che vivono in montagna, che hanno scelto di vivere in montagna e mediante l'attività dello sci riescono a integrare il reddito della loro famiglia. Quest'anno per loro Natale sarà difficile più che per altri, non hanno ottenuto niente a livello nazionale, quindi è una misura importante per dare una mano a persone che amano la montagna e che in Toscana possono fare la differenza vivendo e continuando a vivere in montagna. Da una parte le pro loco sono una linfa vitale delle nostre comunità, sono organizzate sui livelli locali, comunali fondamentalmente, con il volontariato delle persone, ma hanno delle spese fisse, hanno dei costi e devono rimanere in vita. Nessuno pensa a loro, il Consiglio regionale ha voluto dedicare una parte delle risorse, dei risparmi ottenuti dalla nostra attività per aiutare ovviamente le pro loco a continuare a vivere. Sono piccole risorse ma molte volte possono fare la differenza nei piccoli comuni. È una proposta che dà un po' di respiro al mondo della cultura, al mondo dello spettacolo, che è un altro dei segmenti che maggiormente ha sofferto questa crisi. Noi abbiamo chiesto e siamo contenti di essere arrivati a questo punto
che non fosse per il mondo della cultura e dello spettacolo soltanto un ristoro a pioggia, ma che si chiedesse a coloro che riceveranno questo finanziamento di allegare alla proposta una proposta appunto culturale, una proposta teatrale che vada nella direzione di esaltare, valorizzare e mettere in risalto l'identità toscana, sia da un punto di vista paesaggistico, sia da un punto di vista di storia, di cultura, di patrimonio architettonico, ma anche da un punto di vista di folklore e di cultura popolare. Quindi siamo soddisfatti, 1,5 milioni che andrà in qualche modo a dare una boccata d'ossigeno a tante persone che stanno soffrendo, non è sicuramente sufficiente, ma insomma siamo felici di aver fatto questo primo passo. Sì, è una misura importante perché è una misura che vuole integrare in qualche modo anche quanto messo in campo finora dal governo e dalla giunta regionale. Ed è una misura maturata rapidamente con un lavoro, devo dire, di grande collegialità all'interno dell'ufficio di presidenza, che vuole dare un segnale di attenzione e vuole anche dare una boccata d'ossigeno a settori, a categorie che sono anche l'anima più bella di questa nostra regione. Sempre in tema di emergenza e crisi Covid, parliamo pure dei fondi europei e di come l'Assemblea Toscana abbia voluto spingere la Regione nel chiedere con insistenza al Governo un ruolo da parte delle Regioni importante nella decisione, nella scelta di come investire i fondi che arriveranno dall'Unione Europea e anche su come attuare le principali strategie per affrontare questa crisi. Il punto è stato fatto proprio all'interno dell'aula dell'Assemblea Toscana. Coinvolgere le regioni nella definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la destinazione delle risorse del Recovery Fund. Lo chiede una risoluzione licenziata all'unanimità dalla Commissione Politiche Europee e approvata dal Consiglio regionale dopo la comunicazione in aula del Presidente della Toscana Eugenio Giani. La risoluzione auspica inoltre un dialogo costante con i rappresentanti delle istituzioni locali, province e comuni, quelli del mondo produttivo e del lavoro, indicando come priorità gli investimenti per le infrastrutture fisiche e digitali e la modernizzazione della pubblica amministrazione nel segno della semplificazione e della digitalizzazione. Questo via libera di tutto il Consiglio regionale rafforza anche le richieste che sono a loro volta il frutto di una sintesi dei temi che erano stati posti dalle varie forze politiche. In estrema sintesi, la risoluzione ha l'obiettivo di rafforzare e di richiedere attenzione al ruolo della Regione Toscana in generale, delle regioni, la priorità degli investimenti per quanto riguarda anche le infrastrutture fisiche e digitali, la creazione di una cabina di regia che permetta anche il confronto continuo tra Giunta e Consiglio e anche le rappresentanze degli enti del territorio come UPI ANCI, ma le categorie economiche produttive, il terzo settore e ovviamente la necessità insieme a altre cose di poi avere un confronto e anche qui una costante capacità di dialogo e anche di approfondimento con la Commissione Europa. Ci sono altri temi, è una risoluzione ritengo articolata e significativa, la doppia approvazione all'unanimità in Commissione e in Consiglio dà ancora più forza a questo testo e anche agli obiettivi che abbiamo inteso inserire all'interno di questo atto. Noi dobbiamo considerare che la Toscana gioca sì una partita importante, una partita in cui a livello nazionale il governo la fa da padrone, dove le regioni devono comunque sia dimostrare di avere un peso, ma soprattutto il nostro paese dovrà dimostrare alla Commissione europea di essere in grado di progettare e di fare. È una sfida molto importante e ci vuole uno sforzo da questo punto di vista molto sostanzioso. Noi veniamo da decenni in cui la Regione Toscana ha comunque manifestato una sorta di immobilismo, soprattutto sul fronte infrastrutture, sul fronte investimenti. Ci sono dati negativi molto, molto forti, quindi ci vuole un fortissimo slancio. Quello che diciamo noi è che la partita di Bruxelles si deve giocare e la Regione però non può stare a guardare. Ci sono delle sfide che devono essere affrontate subito, in particolare per quanto riguarda la parte economica, sociale e sanitaria.
Ad oggi siamo di fronte a un documento, un bellissimo libro dei sogni, un documento che mette sul tavolo tanti belli investimenti da fare anche in Regione Toscana quando arriveranno i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Aspettiamo, per dare un giudizio politico, di capire poi quali saranno gli investimenti reali, i progetti reali, le opere reali che la Giunta regionale ha intenzione di finanziare con questi soldi. Intanto un dato importante, finalmente, e dico finalmente, anche il Presidente Giani, Presidente di una forza politica che sostiene il governo nazionale, ha convenuto con noi che 209 miliardi di fondo che è in arrivo per l'Italia e soltanto 9 di questi 209 miliardi spesi per il comparto sanitario è una follia. Questi soldi non arrivano perché l'Italia e l'Europa escono da un'emergenza di digitalizzazione o di energie rinnovabili. Arrivano, temi importanti per l'amor di Dio, ma arrivano perché l'Italia e l'Europa escono da un'emergenza sanitaria. E vedere soltanto il 4,6% dei soldi che arrivano destinati al comparto sanitario è un qualcosa che, a nostro modo di vedere, non stava né in cielo né in terra. Finalmente anche il Presidente Giani ha convenuto con noi. Allora Fratelli d'Italia oggi ha presentato un documento in aula dove si dice che ogni qualvolta che il Presidente Giani avrà intenzione, dalla conferenza Stato-Regioni ai suoi dialoghi con il Ministro Speranza, ai suoi dialoghi con il Governo, avrà voglia e intenzione di battere i pugni sul tavolo per chiedere che i fondi destinati alla sanità aumentino, Fratelli d'Italia sarà al suo fianco. Quindi bene che finalmente anche il Presidente Giani abbia sposato questa battaglia, secondo noi, di civiltà. Il piano resilienza, così come è stato declinato dalla Giunta, è parzialmente adatto a quelle che sono le prospettive dell'Europa, che ci chiedono di elaborare un piano che non guardi al passato, quindi a cercare soldi per progetti magari obsoleti, ma guardare al futuro. Infatti il vero nome sarebbe non Recovery Plan, ma Next Generation EU, guardare alle prossime generazioni, alla generazione dopo questa. Se in parte questo viene espresso all'interno del testo, in parte no. In parte si vede che si cerca di realizzare vecchi progetti che erano già antiquati qualche anno fa, figuriamoci adesso all'inizio della nuova legislatura. Serve un cambio di prospettiva, che è quello che noi abbiamo proposto con la nostra proposta di risoluzione. Dobbiamo chiedere all'Europa un reddito universale. Abbiamo capito in questo momento cosa può significare in mezzo a una pandemia che investe tutto il mondo, cosa vuol dire poter avere delle risorse per sopravvivere. Abbiamo visto poi cosa significa ridare una nuova vita alle città dove abitiamo. Le grandi aree metropolitane sono state le più penalizzate. Cogliamo questa occasione per valorizzare di nuovo il piccolo, le piccole realtà. Esistono le smart cities, esiste anche la realtà dello smart village. Abbiamo un esempio anche in Italia, nel Cilento, ad esempio. Significa ridare un nuovo volto alla Toscana, un volto che però è in continuità con quella che è la nostra tradizione, e nello stesso tempo guardare all'innovazione. La Toscana è l'ultima delle regioni per innovazione in Italia, nonostante si abbiano tra le più prestigiose università al mondo. Questo è quello che dobbiamo proporre con il nostro piano resilienza, progettare una nuova Toscana con un nuovo volto, fedele a se stessa, con dei fondi che serviranno a valorizzare quanto di più bello abbiamo, che è il nostro stesso territorio, difenderlo prima di tutto. Abbiamo lavorato molto sull'idea sulla proposta del Presidente Giani relativa al contributo che la Toscana darà al piano di resilienza e ripartenza, e devo dire che da qui verrà un grande contributo progettuale. Abbiamo sottolineato le linee strategiche, i valori della digitalizzazione, dell'innovazione. Non è mancata attenzione sollecitata dal PD sui temi della cultura, dell'istruzione, del superamento delle barriere architettoniche, del consentire a tutti i ragazzi che frequentano la scuola di poter accedere alle risorse digitali. Sarà un'occasione per intervenire strategicamente su settori che sono da sempre priorità per le maggioranze di governo di questo territorio, ma che ora avranno un'occasione in più di spinta, di sollecitazione e anche di risorse da poter spendere nei prossimi anni. In particolare, per quanto riguarda i temi appunto dell'istruzione e della cultura, l'intervento del documento del PD si è concentrato sulle barriere architettoniche, sulla innovazione nella produzione culturale contemporanea, che possono essere anche fattori di ripartenza dopo questo difficile frangente della pandemia.
E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete sempre seguire anche online tutti gli aggiornamenti e le notizie relative all'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento su RTV 38 e buon anno.